Eccoci qua, siamo in diretta anche Ok. su Facebook. Salve a tutti, aspettiamo che si connetta qualcuno. Provo frigionto, giusto? La diretta è sul provo frigionto. Prologo frigionto, sì. Allora, possiamo condividere pure sulla pagina, è invisibile a top. Se vai sul prologo frigionto dovresti trovare già la diretta, ti basta condividere il link, condividere la diretta appunto, direttamente. Ah, condividi direttamente la diretta. Yes. Così faccio anch'io. Ecco qua, dovrebbe arrivare anche una notifica, vedo che c'è già qualcuno che sta seguendo la diretta. Bello di Facebook che possiamo fare le cose in maniera un po' più informale. Okay, siamo già 5 spettatori. Siamo 8, 8, siamo 7, siamo 8. Federico, se tu hai condiviso, direi di cominciare. Allora, io prendo la parola giusto per un minuto per ringraziarvi per essere qui. Oggi l'avvocato di Fregento è molto, molto felice e onorata di offrirvi la presentazione del film Invisibili di Federico Di Cicilia. Io a nome della Prologo di Fregento ringrazio le altre associazioni del territorio che hanno collaborato nell'organizzazione di questo evento, che sono la Prologo Antica Villa Magna di Villa Maina, la Prologo Altervinia di Sant'Angelo dei Lombardi, la Prologo di Gesualdo e la Prologo Grotta Minarda ABS. Mi permetto solo di dire una cosa, il titolo del film mi serve un assist involontariamente perché invisibili a volte rischiano di essere anche i nostri territori, quelle che rappresentiamo noi associazioni. Da parte mia, parlo a nome della Prologo, diciamo, io sono presidente, sono onorato di essere parte della Prologo di Frigento, ma penso di poterlo fare anche a nome delle altre Prologo. Cioè, sempre e ci sarà sempre il 101% del nostro impegno per far sì che ciò non accada. Lascio la parola a Nicola Filippone e grazie di nuovo a tutti. Se volete, potete fare tranquillamente le vostre domande, i vostri interventi sia nella chat di Facebook sia su YouTube. Grazie mille. Allora, Antonio, io ti ringrazio molto per avermi, diciamo, voluto coinvolgere. Io lo faccio molto volentieri, vabbè, l'avrei fatto comunque perché, insomma, se, per il rapporto che c'è tra di noi e per il mio passato di collaborazione con la Prologo di Frigento, ma in questo caso ho un piacere particolare perché, diciamo, che Federico lo conosco da anni, lo stimo e quindi l'ho fatto con una motivazione in più. E io ringrazio tutti quelli che insomma in qualche modo sono legati all'organizzazione di questa presentazione del film Invisibili. Ebbene, io parto. No, facciamo così allora. Procediamo. Io non faccio mai scalette, però allora, voglio ricordare chi ci sta ascoltando, chi c'è. Allora, uno è quello che vedete accanto a me, è questo signore molto interessante. Si chiama Federico Di Cicilia ed è il regista del film. Poi abbiamo Alberto De Matteis, che è il produttore. Abbiamo Nicola Capobianco, che è l'attore, uno degli attori, come anche Marta Festa, che non so se c'è già o se ci raggiungerà. Poi c'è Mario Salzarulo, e poi parleremo con lui appunto anche del ruolo che ha avuto Gallo Cisli nella produzione, nella realizzazione di questo film. E poi ci dovrebbe essere Enzo Costanza, collega,
e anche attore, collega nel senso di giornalista, perché io non faccio l'attore, ma insomma un personaggio che è molto conosciuto in provincia. E poi abbiamo il compositore del film, che è Carlo Venezia, e dovremmo avere anche Antonio Modano, giusto? Io ho sempre paura di sbagliare gli accenti, ma penso che sia giusto, giusto? Vabbè. Giusto, giusto. Okay. Allora, un paio di regole prima di cominciare. Allora, noi, essendoci molte persone a parlare, vi pregherei appunto di essere il più possibile sintetici nelle risposte. Io vorrei cercare appunto di non far durare tantissimo questa cosa. Quindi, nel senso, deve durare il tempo che deve durare, ma insomma non troppo. E quindi vi chiederei delle risposte il più possibile sintetiche. Poi Antonio Pascucci farà anche da regista. Quindi il presidente della Prologo è anche regista, diciamo, nel senso che sarà lui a gestire, no, lo schermo, l'economia dello schermo, e soprattutto il fatto che probabilmente chi non parla, cioè chi non è coinvolto direttamente, sarà, diciamo, muto. E quindi adesso ho sentito che si usa molto questo termine mutare, mutato, nel senso proprio di messo, cioè come calco dell'inglese, che è orribile, io mi impegno a non utilizzare. Però ecco, allora io l'altro giorno, quando ho parlato con Federico, fosse ieri, per decidere cosa fare, ho notato che lui non è molto a suo agio se si tratta, no, di fare una presentazione, come è giusto che sia, è il personaggio. Quindi mi ha detto: cerca di non farmi parlare troppo. Quindi ho pensato: caspita, io non ho visto il film, il regista mi dice non farmi parlare troppo, ci sono 8 persone che devono parlare, diciamo c'erano tutti gli ingredienti o per andare via oppure per pensare che era una situazione di gioiosa follia che valeva la pena condurre. Quindi mi sono sentito ancora più contento di aver detto sì. Allora, conosco Federico da anni. Ho visto tutti i suoi lavori, lo stimo molto per la passione, la perseveranza, la generosità con cui interpreta il suo lavoro, e forse anche per l'imbarazzo che prova adesso, no? Quel sentire di essere fuori luogo quando è la telecamera a inquadrarlo, perché il suo posto è quello, è dietro, no? E perché insomma in fondo è un uomo di campo, è un uomo di probabilmente più di lotta che di governo, e preferirebbe lasciare che fossero le immagini a parlare per lui, ma noi questa è una presentazione, il film non lo possiamo ancora vedere, quindi dobbiamo parlarne. E lui non è un regista teorico, è un regista pratico. La sua teoria sono le storie che lui racconta e che ha l'urgenza di raccontare. Però insomma, Federico, questa presentazione la dobbiamo fare, ti devi stare. Allora parto con una domanda. C'era una bellissima rubrica tanti anni fa su Linus di un giornalista che si chiamava Beppe Viola, che era un genio del giornalismo sportivo e anche anche un grande autore televisivo, che si chiamava Vite vere compresa la mia, in cui lui raccontava adesso. Vite vere compresa la mia, secondo me, è un titolo bellissimo. Allora, quello che voglio chiederti è, parto con una domanda molto teorica, quindi so che ti metterò in difficoltà, ma penso che te la puoi cavare. Quanto c'è di reale, di autentico in questa storia che racconti? E in generale, quanto è vera, reale, la provincia che hai immortalato in questo film? Penso tutto. Cioè, è tutto reale, anche le cose inventate. Cerco sempre di partire dalla realtà, anche se magari la trasformo, anche delle volte in maniera anche grottesca, con esagerazione eccetera, ma parto sempre dalla realtà, quindi penso in questo film c'è tutto quello che io ho vissuto di questo territorio, anche a livello soprattutto di sensazioni, stati d'animo e modo di vivere, cioè modo anche di pensare, quindi è un po' una sintesi di tutto anche il mio vissuto, il vissuto delle persone che ho visto vivere o hanno convissuto insieme a me, insomma, quindi sicuramente c'è l'Irpinia da questo punto di vista. Tu pensi che l'Irpinia sia un luogo, diciamo, da un punto di vista cinematografico, di storie fecondo, nel senso che ci sono tante cose da raccontare, oppure è più faticoso fare un film, raccontare una storia di provincia? Io mi trovo perfettamente a mio agio, sarà che sono pure un po' fissato con l'Irpinia, però penso che c'è tanto da raccontare, è un territorio inesplorato anche dal punto di vista cinematografico. L'Irpinia io l'ho paragonata in passato all'Afghanistan, cioè comunque si può paragonare a territori
Chiaramente non sono della Proloco, ecco. sì, si può tranquillamente considerare un territorio di frontiera, comunque si possono parlare, si possono raccontare storie che in qualche maniera possono diventare cioè, internazionali, comunque possono rappresentare la vita di tutti in ogni parte del mondo, cioè il rapporto uomo-donna, il rapporto padre-figlio. Temi che comunque li puoi affrontare in qualsiasi parte del mondo. L'Irpinia offre in più il fatto che oltre al territorio, poi la genialità della gente, anche se un po' si sta perdendo, ma comunque c'è la possibilità di, anche se vogliamo realizzare film a basso costo, è un'esperienza che andrebbe sicuramente rifatta, e non solo da me, magari anche da autori più importanti. Certo. Perché raccontare la provincia comunque significa raccontare una parte dell'Italia, cioè l'Italia poi è fatta di tante province, tante piccole realtà. Quindi senti, allora diciamo che non vorrei spoilerare troppo la storia, però almeno una cosa ce la puoi dire. Allora, chi sono gli invisibili e perché proprio invisibili? È diciamo, è un termine esagerato o è un aggettivo un po' iperbolico oppure è un termine preciso? Può essere tutte e due le cose, nel senso che magari può essere esagerato perché, sai, in passato siamo abituati, è stato usato questo termine per esempio per raccontare diciamo i barboni, cioè le persone ai margini della società, quindi invece ho voluto volontariamente usare questo termine perché oggi questa invisibilità, che l'hanno fatto già in passato alcuni registi parlando per esempio dei padri, dei genitori che divorziano e improvvisamente diventano poveri, cioè c'è un altro tipo di povertà e di invisibilità che dal 2000 in poi diciamo si può, cioè, può essere definito con questo aggettivo, cioè l'invisibilità delle persone che non riescono a fare quello che vogliono, non riescono a vivere, quindi sia per quanto riguarda le persone, per esempio alcuni personaggi, se arriverà Enzo magari parlerà lui del suo personaggio, sia dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio dei rapporti umani, sia dal punto di vista proprio economico, quindi molti personaggi del film sono invisibili, quasi tutti, cioè sono invisibili, per la moglie è invisibile al marito perché non la riconosce come persona, cioè il figlio è invisibile al padre perché non lo riconosce come persona, insomma è via di seguito, sono personaggi che sono proprio legati da questo modo di vivere che è contemporaneo, insomma, ecco. Certo. Poi, insomma, io so che appunto questo film ha una storia lunga perché nasce, no, da un lavoro precedente che aveva un altro titolo, ecco. Voglio dire, in questi anni tu hai sempre mantenuto dritta la barra, cioè sei stato sempre convinto che alla fine avresti realizzato il film che volevi, soprattutto, forse può sembrare un po' brusca come domanda, ma questo è il film che pensavi, che volevi, lo volevi così o insomma hai dovuto diciamo scendere a compromessi importanti dal punto di vista di chiaramente di narrativo, non di... Sì, si avvicina, non è quello proprio, però si avvicina sicuramente perché comunque avrei rigirato alcune scene, avrei aggiunto delle cose, ma questo penso sempre, non sono mai soddisfatto poi dei miei lavori, cioè uno vorrebbe sempre migliorare. Il cinema è più difficile, non è come purtroppo scrivere un post o fare anche un quadro. Si muove parecchia gente intorno alla macchina cinema, ci vogliono anche chiaramente dei soldi. Certo. Quindi non è semplice. Ho cercato di fare il mio meglio e si avvicina sicuramente proprio allo spirito iniziale del soggetto, perché nel soggetto
di una decina di pagine c'era già il film, c'era già c'erano i rapporti, c'era il territorio, c'era gli stati d'animo e l'intreccio. Però poi nella realizzazione sono subentrati altri fattori, l'attore che non voleva modificare la parte, cioè subentrano molte dinamiche all'interno della realizzazione di un film, cioè, sono sempre compromessi che devi fare. Certo, è chiaro, sì. Chiarissimo. Io diffido molto da quelli che dicono, no, che quello che hanno fatto è... non si poteva fare meglio comunque in generale. Senti, allora Federico, fai una cosa, tu se possibile, so che tu è difficile tenerti fermo, però rimani comunque diciamo in zona. Adesso chiedo a Nicola, siccome io, ecco, ci sono, diciamo, in questo parterre di persone che interverranno, diciamo, sono state suddivise anche un po' in ambiti, no? E però a me interessava molto un aspetto, no? Che è quello, diciamo, legato alla produttivo, di produzione del film, e anche, no, di collaborazione delle realtà locali, perché in fondo è un film, diciamo, lo definirei a chilometro zero, nel senso, no, che vede la collaborazione delle amministrazioni comunali, delle organizzazioni, delle associazioni come la Proloco, di Galcisdi, con cui poi parleremo fra poco con Mario, quindi ci spiegherà meglio. Però ecco, allora ti chiederei al regista Nicola, se possibile, di mettermi Alberto e Mario. Non so se riusciamo a stare tutti e quattro con Federico, se no levami anche Federico, che non che può andare anche si può anche, no, se ci stiamo tutti e quattro è meglio, così, no? Io non sono, che non ti voglio costringere a stare per forza. Allora io parto da Alberto De Matteis è il produttore del film. Allora io la prima cosa che ho pensato quando Federico mi ha detto, cioè, io ho un produttore esecutivo di un film, che è una persona, un imprenditore. Io lavoravo per il Sole 24 Ore, quindi pensato così, che quando hai fatto la tua analisi costi-benefici, no? Poi non hai ragionato in termini contabili, ma poi hai ragionato con il cuore. Ecco, ti chiedo quanto c'è di irrazionale, di folle nella scelta di produrre un film come questo, e quanto c'è invece di, no, di, diciamo, di finanziario, di imprenditoriale, nel senso l'idea di un'attività che comunque può essere redditiva. Non so se vuoi te la faccio la domanda più sintetica. No, è chiaro quello che dici. Ma diciamo, il fatto di fare un certo tipo di mestiere, di avere un certo tipo di retroterra, cioè quello imprenditoriale, di gestire aziende e organizzazioni che devono in qualche modo autosostenersi e prodursi, è qualcosa che non puoi cancellare in nessuna attività che tu intraprendi. Detto questo, e che comunque ritengo sia un valore e che in qualche modo mi auguro che abbia contribuito a questo percorso, però detto questo, sicuramente la percentuale, l'aliquota di passione e di coinvolgimento è la stragrande maggioranza della motivazione che mi ha spinto a proseguire questo percorso, inizialmente e poi proseguirlo in tutti questi anni. La conoscenza di una persona che è dotata innanzitutto di caratteristiche, penso io, di grande competenza, perché Federico è sicuramente una persona di cinema. Sono passati tanti anni da quando ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo, e posso dirlo profondamente. È intriso di tutto quello che è il mondo del cinema, nonostante ovviamente dal punto di vista della territorialità, del posto dove è nato e dove vive e continua a vivere con grande orgoglio, e diciamo sicuramente non lo mette nelle migliori condizioni, ovviamente, no? Perché tutti quelli che fanno cinema tipicamente ruotano attorno a Roma piuttosto che a Milano, insomma ad altri ambiti. Detto questo, però, Federico è sicuramente una persona molto competente, molto brava, sia nella parte della sceneggiatura, che spesso viene in qualche modo messa non in primissimo piano, e che però è estremamente importante. Del resto io ho preso contatti con questo mondo leggendo la sceneggiatura che Federico mi mandò. Io stavo in viaggio, ricordo ancora, stavo in autostrada, non guidavo, e mi mangiai questa sceneggiatura dalla prima all'ultima riga, e lì insomma scoccò un po' la scintilla, ma anche da un punto di vista poi filmico.
Detto questo, diciamo la parte, come dicevo prima, la parte di passione, così come Federico sicuramente ha il suo sogno nel termine più nobile nel senso più nobile del termine, ovvero sia nella volontà di vedere realizzato qualcosa che lui ha nella sua testa e di vederlo, diciamo, davanti agli occhi e avere il piacere che anche tante altre persone lo vedano per trasferire il suo messaggio. C'è anche una parte di sogno da parte mia nel vedere che qualcosa possa davvero avere la luce, quindi c'è una specie di parto, di nascita, diciamo di realizzazione. E quello che mi auguro che abbia sempre trasferito a Federico e a tutti quelli che hanno lavorato comunque a questo film è quella, diciamo, aliquota di protezione, di sostegno, in modo tale che comunque, per quanto ovviamente io non sia un produttore, è sicuramente si poteva sicuramente auspicare di avere una produzione più importante, più completa e più complessa per questo lavoro che io ritengo sicuramente di elevato livello, però almeno di dare quel sostegno tale per cui, diciamo, incrociando le dita, finalmente, assistiamo alla nascita di questo progetto. E questo è un grandissimo orgoglio, ma anche una grandissima soddisfazione per quanto mi riguarda. Sei senza microfono, Nicola. Scusate, ecco, lo sapevo che avrei fatto la prima fesseria. No, tu pensi che diciamo, nel futuro un possibile rilancio dell'Irpinio, comunque diciamo, il cinema può essere una, no, una prospettiva futura per l'economia? Cioè, c'è stato un periodo in cui no, in Puglia si giravano un sacco di film, era diventato no, una sorta di Mecca del sud per andare a girare film anche di grandi produzioni. Tu pensi che l'Irpinia diciamo, può... A volte si dice, no, si punta sul turismo, sull'enogastronomia, sì, ok, siamo d'accordo, ci sta, queste sono cose alla portata, ma il cinema può diventare un settore che porta ricchezza o che magari fa restare la gente giù per lavorare nel cinema, per dirti, secondo te da imprenditore? Ma sicuramente lo è in maniera assoluta. È anche vero che, come tutte le fonti di ricchezza, deve essere in qualche modo sostenuta e sostenibile, cioè autosostenersi. Quindi, se devo dire con sincerità, che è un difetto che mi porto dietro, la mia, ritengo che forse l'Irpinia non ha ancora, diciamo, la struttura tale per cui un certo tipo di discorso si possa sostenere a medio termine. Quindi da quello che vedo, diciamo, è ancora una situazione che può corrispondere a passioni estemporanee, però quello che è avvenuto in Puglia è un percorso molto più organico che ha visto unire, diciamo, sia l'aspetto turistico che in quella regione ormai sono 15-20 anni che ha preso piede in maniera importante, sia un aspetto politico, sia un aspetto, diciamo, di una parte culturale di quella regione che ha sposato appieno il progetto e che quindi ha investito. Quindi è l'unione delle forze che in qualche modo poi rende qualcosa di sicuramente bello, ma anche continuo nel tempo, che in qualche modo si sostenga e abbia un futuro. Questo ad oggi, sinceramente, me lo auguro, ma non posso dire di vederlo. Però diciamo che ci si può lavorare e comunque mi pare che insomma, il fatto che questo film abbia visto la luce, che ci sia adesso, poi parleremo delle date dopo, così di quelle che abbiamo, ma è il segnale che insomma, quando magari un visionario incontra un altro visionario e poi un gruppo di visionari si mette insieme, di persone che credono nella propria terra, nel valore del proprio lavoro, piano piano si costruisce una cosa. Poi certo ci vuole la politica. E quello potrebbe aiutare, però ecco, potrebbe essere, diciamo, allora, realisticamente non succede domani, però può essere una traccia, no? Un'idea per il futuro. E allora io proprio a questo proposito, siccome, insomma, oltre alla questione dal punto di vista, diciamo, della produzione, quindi Alberto, tu comunque rimani, io ho fatto molto piacere comunque conoscerti e Grazie. resto, perché insomma, adesso non c'è una scaletta, quindi poi io improvviso abbastanza, però adesso io volevo coinvolgere Mario Salzarulo che rappresenta Gal Cisli, dobbiamo spiegare poi si tratta no, di un consorzio che si occupa di programmazione territoriale, è una realtà importante a livello nell'Irpinia che ha deciso comunque di entrare in questo progetto, di questo film. Allora, innanzitutto ti chiedo Mario, come mai
avete accettato questo invito e in che modo pensi che questo film valorizzi, no, il potenziale del dei nostri paesi, del nostro territorio. Ecco, quindi se ci puoi un po' raccontare come nasce il vostro sodalizio, la vostra collaborazione. Intanto voglio chiedere a Federico, ciao a tutti, vorrei chiedere a Federico qual è stata qual era l'anno in cui abbiamo fatto questa cosa? 2012. Era, sta succedendo qualcosa al mio computer, un attimo solo, provo a chiudere questi. Ma voi mi sentite, mi vedete? Sì, direi di sì. Forse non benissimo, non perfettamente, non molto vicino, però sì. Allora, niente, 2012 era, Federico. 2012 era, l'ho inquadrato, insomma, ho chiesto la data perché mi serviva per inquadrare il momento in cui, il periodo in cui stavamo appunto, eravamo impegnati. Poi io intanto mi occupo di sviluppo locale, di programmazione comunitaria dall'87 praticamente, sono molto anziano, dal periodo in cui un siciliano, tale Lorenzo Barbera, con un altro siciliano, tale Danilo Dolci, decisero di aprire a Lioni un centro di ricerca. Ero appena laureato e mi catturarono in questa cosa che era il CRESM. Da lì è partita un poco l'avventura anche del GAL, che è il primo dei GAL campani che ha cominciato ad operare appunto in Campania. I GAL sono gruppi di azione locale, sono soggetti, faccio veloce giusto per inquadrare il mio compito qui e del perché poi il GAL decide di supportare per quel poco che abbiamo potuto fare Federico in questa sua bella avventura. Dunque noi i GAL si occupano prevalentemente di agricoltura e sviluppo rurale. Quando la prima volta che io sono andato in Regione Campania a dire guardate che nel nostro piano di sviluppo c'è un'azione che è dedicata al Parco Letterario Francesco De Sanctis e a un laboratorio per la formazione di tecnici filmmaker digitali. Il funzionario mi ha risposto che ci azzecca tutto questo con l'agricoltura. Bene, io con calma poi gli spiegai, intanto gli spiegai che eravamo liberi di scegliere le nostre azioni connesse allo sviluppo rurale e poi un giorno poi mi ha rincontrato e Sazzarò avevi ragione, perché nel frattempo noi avevamo messo in piedi una serie di iniziative, perché il tema è sempre quello: se vanno via i giovani scompare l'agricoltura, se vanno via i giovani scompare la possibilità di futuro. Per mantenere i giovani devi offrirgli il mondo, come diceva appunto il mio maestro Lorenzo Barbera, se non vogliamo far andare i giovani in città e spingerli verso la città, dobbiamo portare le cose buone delle metropoli nelle aree rurali, no? Molto semplicemente. Perché i giovani hanno, lo dice l'ultima ricerca di un sociologo italiano, adesso non ricordo il nome, con cui mi sono anche confrontato per la verità, non ricordo il nome. Lui dice che aveva fatto questa ricerca ultimamente proprio nelle aree interne della Campania, in cui ha chiesto ai giovani il motivo per cui desiderano andare via. E l'87% dei giovani non ha risposto per lavoro, ha risposto perché voglio conoscere altre persone, no? Quindi il bisogno di socializzazione, di guardare alla metropoli come, vabbè, il sogno di tutti i campagnoli, no? Cioè noi della campagna spesso abbiamo desiderato il cosmopolitismo, insomma, no? Di incrociarci, conoscere altre persone, altra gente, confrontarsi e così via. Ora, il tema è proprio questo. Noi partecipammo nel 2000,
e non ricordo quanto più, nel 2009 forse, no, nel 99, a un bando europeo sui parchi letterari, era una sovvenzione globale, uh-huh. E partecipavamo col parco letterario Francesco De Sanctis. Uh-huh. Anche lì c'è stata una grande battaglia, poi ci siamo classificati dodicesimi su 580 proposte arrivate, perché anche lì al Ministero dicevano ma De Sanctis poi in fondo non era uno scrittore, era un critico letterario, è stato un grande politico, cioè, ma non è da classificare come scrittore. In realtà De Sanctis col suo viaggio elettorale aveva fatto altro che scrittore, aveva raccontato questo territorio in maniera eccellente, no? Anche distinguendo i caratteri dei paesi, no? Andretta la Cavillosa, Bisaccia la Gentile, e così via. E su quella scia, sulle iniziative, le molte iniziative piccole che facemmo col parco letterario, molto diffuse, una ci fu molto interessante, che fu un corso di scrittura organizzato con la scuola Holden di Baricco. Nel senso, noi facemmo, insomma, lanciamo questo bando per corsi di scrittura creativa e anche centrati sul cinema. Da lì nasce anche l'idea di lavorare, di supportare, esatto, iniziative diciamo, che riguardassero il cinema, perché, okay, questa macchina meravigliosa del cinema ci, esatto, trascina. Quindi Federico non è capitato in un luogo, quando è venuto al GAL, in un luogo diciamo estraneo a chiedere un patrocinio, è capitato in un luogo, però avevamo ben poco a disposizione in quel periodo, ricordo, insomma, non avevamo molto perché non era programmata l'iniziativa, noi facciamo un programma quinquennale, però insomma siamo riusciti in qualche modo a infilare in un'azione di formazione, nel senso che abbiamo fatto partecipare, certo, dei giovani, certo, al set, ai lavori sul set, ed è diventata un'azione di formazione con cui abbiamo sostenuto gli attori e il regista come docenti, in breve, per dirla in maniera molto semplice. Ora, allora, questa è la strada, questo è il percorso. Nel frattempo abbiamo anche realizzato un corso di formazione di 800 ore per filmmaker digitale, uno dei filmmaker formati lì, Federico l'ha conosciuto. In questa fase ultima, di cui io vorrei parlarvi, ve ne può parlare Federico, ci siamo buttati in un'avventura adesso con Federico su un progetto, questo qui per i borghi, con il comune di Castelfranco e Paternopoli, dove abbiamo proposto, una delle azioni proposte, uno degli interventi proposti, è quello relativo al premio Libero di Rienzo, che questo giovane regista, molto bravo, scomparso l'anno scorso, originario di Paternopoli, sepolto a Paternopoli accanto alla mamma, perché la mamma è morta giovanissima, che lui era molto piccolo, e su questo abbiamo innescato un'azione molto importante, secondo me, che è un premio che si sviluppa in 4 anni, e poi un laboratorio per formare videomaker per raccontare un territorio agricolo rurale vocato alla viticoltura come Paternopoli e Castelfranci. E insomma ci siamo cimentati con Federico, con Antonello Carbone ed altri, Renato Celano, tutte le persone già coinvolte in attività legate al cinema e al territorio. Ma io, scusa, ti interrompo un secondo, sono Mario, perché mi fa piacere che tu hai chiamato in causa Libero di Rienzo, perché no, poi spesso noi a volte, insomma, è stato un caso abbastanza recente, una storia drammatica, però in realtà questo ti fa capire anche quanti irpini o persone originarie dell'Irpinia, no, sono in giro e anche hanno lavorato nel cinema, nel teatro, hanno fatto grandi cose, sono meritevoli di essere ricordate. Quindi no, sono contento di questa iniziativa. Scusa, ti porto, però sono il mio ruolo, diciamo, di moderatore mi impone però di richiamarti un po' i tempi, perché siccome abbiamo altre tante persone da far parlare, e ti volevo chiedere, quindi ti faccio una domanda un po' più centrata, così, e ti chiedo cortesemente una risposta nei tempi, perché allora quello che io ho capito mi sembra chiaro, cioè che Gal non arriva per caso
nella storia di questo film, cioè nel senso che voi avete fatto un percorso molto interessante, molto bello all'interno della realtà della provincia, che vi ha portato a incrociare anche il cinema, a credere, no, a pensare anche all'arte come forma di sviluppo e quindi alla fine avete incrociato la scrittura, avete incrociato il cinema, avete incrociato Federico. Ma poi, tornando invece al film Invisibili, ecco, come mai Federico mi ha chiesto, ha voluto che tu fossi qua, e qual è stato il ruolo che avete avuto in questo film, e se sei contento di come del prodotto finale, ecco. No, sono felice. Io poi, insomma, abbiamo partecipato anche alla presentazione che ci fu a, penso sia quello il film, Federico, L'ultimo Colle era, no? Sì, però adesso il film adesso. Ho spiegato tutto il percorso. Sì, 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 ma no. Dico, ma nasce da quello, no? Il, sì, sì, quello sì, il girato, diciamo, è quello. Ok, ok. No, no, ho capito che poi ci avevi rimesso le mani ed è venuta fuori un'altra cosa, forse addirittura più interessante di quella. No, a me interessava. Lo vedremo in questi giorni. Io ho detto la sinossi in maniera veloce che mi ha portato Federico, una paginetta e mezza, la forse la prima idea. E mi ha coinvolto subito perché intanto è il mondo del calcio per i giovani e per i giovani delle classi subalterne è il sogno, no? Lo è sempre stato, diventare famosi, diventare un grande calciatore significa uscire dalla povertà, dalla... Oggi forse non è più così, probabilmente le aspirazioni non vengono solo dai poveri cristi, no? Di diventare famoso. E quindi quella cosa lì mi ha preso molto. Non che io sia un appassionato di calcio, ma la narrazione, diciamo, in ambito sociale, delle dinamiche anche a livello locale, nei piccoli paesi, eccetera, la narrazione porta sempre al ragazzo, al figlio di poveri cristi che aspirano a diventare appunto famosi in un luogo dove non ci sarebbe altro spazio per uscire. Questo mi ha preso subito, lo ricordo molto bene, questa riflessione la ricordo bene. Ecco, io ne approfitto anche perché Antonio Pascucci, il presidente della Prologo di Frigento, mi scrive: invitiamo gli spettatori a scrivere le loro domande e riflessioni nella sezione commenti. Quindi, insomma, se avete qualcosa che vi viene in mente, che volete chiedere ai nostri amici. Senti Mario, io guarda, vi ringrazio, ringrazio te, ringrazio Alberto, perché io sono veramente, quando ho scoperto che c'è che dietro, no, c'era un produttore che credeva così nel progetto, no? E che dietro c'era una realtà come quella di Mario, come Galciso di dietro, che hanno sostenuto, ho capito anche il valore, al di là poi del valore, no, che può avere un film, cosa c'è anche di la dimensione territoriale e identitaria, direi, no? Di un lavoro che non vuole essere solamente un esercizio di stile, ma che racconta anche un territorio, come sia da un punto di vista imprenditoriale e anche da un punto di vista di consorzio, di associazioni, di realtà, di ricerca che lavorano. E quindi è bello vedere, no, che poi dietro un film si possano muovere con realtà così apparentemente distanti tra loro, ma che in realtà tutte insieme cercano, no, di dare il proprio contributo al luogo in cui vivono e a valorizzarlo. Quindi io vi ringrazio, vi chiedo di rimanere e chiedo ad Antonio di cambiare lo scenario, diciamo, e di farmi arrivare i ragazzi, gli attori. Allora c'è Nicola Capobianco e Marta Festa. Allora, diciamo, noi abbiamo parlato di questo film senza ciao Nicola e ciao Marta. Marta non si vuole far vedere, vabbè, ma comunque. Eccomi, arrivo adesso. Marta, in giro, dove sei? Ciao, sì, scusatemi, è che per lavoro sono ancora fuori, sono a Parigi al momento. Ah beh, allora guarda, vedi? Figo, bello. Bellissimo, dai. E meglio così, è ancora più suggestivo, diciamo, questo momento. Allora, no, io sono con
mi ha fatto cioè non ho voluto parlare troppo della trama, perché secondo me, insomma, non, se non diamo troppe informazioni, tutto sommato è meglio. Però io volevo chiedere, facciamo così, Nico, facciamo parlare prima Marta, così va bene, va bene. Se vuole la lasciamo pure libera di andare in giro per Parigi, come è giusto che sia, no? Io vi ho ascoltato volentieri, ho ascoltato tutto quello che avete detto e allora, io parlo della mia esperienza. Federico l'ho conosciuto che avevo appena compiuto 18 anni, quindi per me è stata una gioia infinita, perché è stata la mia prima esperienza come un'attrice vera, no? Un'attrice in un film, perché all'epoca studiavo ancora in una scuola pomeridiana di teatro e quando ho conosciuto Federico, appunto, avevo appena fatto 18 anni. E oltre ad essere stata un'esperienza bellissima a livello di sentimenti, di emozioni, è stata veramente un'opportunità per me, perché io sono di Avellino, ma ho visto con Federico e per girare il film dei luoghi che non credevo potessero esistere di così belli, dell'Irpinia, quindi è stata veramente una cioè, in questo modo io sono riuscita a rendermi conto che a casa mia la bellezza c'è, e non lo dico soltanto io, è una cosa che secondo me tutti quelli che sono della mia terra devono continuare a dire, a raccontare. Quindi è vero, sì, siamo invisibili, ma deve partire da noi il cambiamento. E io personalmente, per lavoro ovviamente, mi sono spostata, sono stata a Roma, sono stata a Milano, spesso viaggio anche, lavoro anche all'estero, però ecco, il poter raccontare la mia terra è una cosa secondo me importante. Io lo faccio personalmente con la mia associazione che ho ad Avellino, ed è una cosa, credo, non potrei mai smettere di farlo. Quindi in questo senso, questa operazione infinita che secondo me ha costato tantissimo proprio a livello di fatica, di è stata un po', io la definirei un po' croce, un po' delizia, no? Questa impresa che ha fatto Federico, quindi io sono molto felice, sono molto emozionata, non vedo l'ora veramente di andare al cinema a vedere dopo 10 anni questo film di nuovo, perché la prima volta l'ho visto con Federico al Giffoni Film Festival, quindi insomma è stata un'esperienza, la prima esperienza a livello cinematografico, la prima esperienza in cui io da Irpina ho aperto gli occhi e ho conosciuto tutto un mondo che c'è e che abbiamo e che spesso appunto dimentichiamo. Ma la cosa che non dimenticherò mai è la passione che ogni persona, c'erano veramente delle maestranze, ovviamente adulti con esperienza, ma anche dei giovani, c'erano tantissimi giovani che erano dietro le quinte con Federico, che aiutavano insomma il film a realizzarsi, e noi siamo diventati una famiglia ed eravamo veramente tutti pieni e carichi di un amore infinito. Quindi penso che sia nostro compito continuare a raccontare quest'amore, e veramente anche se ci vuole un tempo lungo, però secondo me poi tutto il tempo in cui una persona investe in un progetto, poi prima o poi secondo me ritorna e lascia dei frutti che non finiscono subito. Quindi io ci credo in Federico, ma ci ho sempre creduto, e non vedo l'ora di vederlo al cinema questo film. Spero che possa girare tanto. Ma a che anno risale il girato, Federico? O anche tu, Marta, lo so quale. Allora, che anno risale il girato? Io di anno non me lo ricordo. Mi ricordo che avevo fatto 18 anni, esattamente 10 anni fa, credo, Fede. 2012 e poi qualcosa nel 2013. Sì. Ok. Allora, Antonio, scusa, intanto dico a Antonio di prendere nota della domanda che abbiamo... Dico, se poi me la puoi mandare, non so se puoi fare un copia e incolla, così poi la leggo, perché ora se no non mi sa che adesso è sparita. Nicola, posso ringraziare un po' prima? Certo. No, infatti, no, era per essere...
era una parentesi, no, poi continuiamo con loro. Non è... Penso che mi sta facendo commuovere, però grazie. Vabbè, ma sono anche parole molto, molto poco di circostanza, sono anche belle perché sono sentite. Poi sta all'estero, quindi uno manco può dire, se dice qualcosa di brutto la va a prestare a Parigi, quindi... infatti. Poteva dire qualsiasi cosa, quindi... No, io veramente quello che ho detto è perché ci credo davvero e so che ci vuole fatica, perché non è semplice lavorare in Irpinia, lavorare per l'Irpinia, lavorare con l'Irpinia, però bisogna farlo perché secondo me il nostro, cioè se siamo nati lì è perché veramente, perché poi da raccontare c'è, perché le persone poi quando ci capitano per caso, veramente poi a me è capitato che mi abbiano detto ma che bei posti, ma veramente, ma quindi voglio dire forse è compito no, cioè spetta a noi parlarne ovviamente raccontando la verità, e quindi la verità non fa sempre, può sembrare una frase di circostanza, ma è così, la verità comunque costa fatica, spesso è complicato, è complesso parlare con le persone che non hanno voglia di vedere e scoprire la verità, però io sono sicura che se dopo 10 anni riusciamo a portare il film al cinema, a farlo girare, secondo me non è stato un lavoro... ecco, lanciato al vento, che poi voglio dire, oltre al film che è finito, no? Io penso che anche in quegli anni tutti i posti che ci hanno ospitato, tutte le comunità di persone, lì hanno avuto la giusta vita, cioè nel senso hanno avuto la giusta attenzione. Quindi il film, oltre a vederlo finito, è tutto il tempo che ci vuole a girare quel film, che comunque crea un movimento, un cambiamento per la comunità, e quindi per questo io parlo proprio, per me questo film è realmente un'impresa, una grande impresa, e secondo me merita la giusta attenzione, quindi io incrocio le dita e spero che stavolta sia l'anno buono e giusto per permettere a Invisibili di viaggiare, di correre, seguendo insomma il nostro spirito irpino, che deve essere libero, selvaggio, ma anche molto 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 determinato, perché quando ci mettiamo una cosa in testa difficilmente riusciamo a distogliere l'attenzione e la volontà da quell'obiettivo, quindi faccio il tifo per te, Fede. No, allora, prima di lasciarti a Boulevard de Capucine, che ho visto che sei lì, no? Beh, sì, sono vicino all'Opera de Paris adesso. Sono vicino, sì. No, l'ho visto scritto dal cartello, non è che sono fenomeno. No, ok, no, ho detto, oh, fantastico, hai riuscito a comprendere dove sono geolocalizzandomi per te. No, l'ho visto scritto, però so più o meno dov'è, quindi... C'è anche un quadro di Monet sulla strada, ma no, scusa, adesso che mi hai detto che sei a Parigi, allora allora prima di lasciarti, o comunque insomma ti chiedo solamente se ci puoi dire in poche parole il tuo personaggio, chi è e cosa insomma, rappresenta nell'economia del film. Stessa domanda che poi farò a Nicola, quindi preparati, che è una di queste domande, anticipo una domanda, quindi ti aiuto. Allora, così come è stato per me questo film una prima esperienza, per il mio personaggio incontra all'interno del film tante prime esperienze. Io sono la fidanzata del protagonista, di Peppino, e noi siamo un po' come Romeo e Giulietta. Siamo un po', io ci ho sempre visto un po' così, siamo un po' Romeo e Giulietta de noi altri, cioè diciamo che è così. Quindi sì, io diciamo, c'è questo grande sentimento che mi lega a lui da sempre, da quando siamo piccoli, e poi non voglio raccontare come va il film, però sì. Ecco, le prime volte, ovviamente poi il nostro rapporto non era visto bene dai miei familiari, quindi per questo quando parlo di Romeo e Giulietta è giusto, però noi siamo sempre stati uniti nonostante tutto, ed è un legame che poi è rimasto anche col
col passare del tempo, con i cambiamenti che la vita, insomma, ha raccontato a entrambi. Però sì, siamo un po' Romeo e Giulietta. Io sono Giulietta. E questo si era intuito, diciamo. Io sono Giulietta. Vabbè, adesso, a giorni, cioè, ora con i tempi che corrono, potevo anche essere Romeo, però voglio dire... Non ci sarebbe stato niente di male, sarebbe stato anche interessante, no? Un ribaltamento dei ruoli. Ma insomma, era chiaro, e questo, diciamo, è anche un tema... è un altro tema in fondo, no? Anche quello dei sentimenti, dell'amore, l'amore in provincia, le storie che cominciano quando si è bambini, cioè in fondo sì. Insomma, io quello che ho sempre riconosciuto a Federico, no? Era anche la capacità di aver catturato delle dinamiche, no? Del paese, che sono comunque in cui ci si può riconoscere. Può sembrare una banalità dirlo, ma in realtà non è facile, no? Perché poi magari uno, quando fa un film, prepara un film, può farsi portare via, no? dalla smania di voler stupire con effetti speciali. Invece, se si torna alle basi, no? Cioè se si rimane sulle basi della vita, del paese, della provincia, così si possono raccontare delle cose interessanti che hanno anche dei riferimenti letterari molto nobili, come in questo caso. E Marta, io ti ringrazio. E a Nicola, Nicola, tu non credo che tu sia a Parigi, però puoi dire qualsiasi cosa. No, non so dove sei. A Parigi. Allora io disattivo la telecamera, ma continuo ad ascoltarvi. Fantastico. Va bene. Ho visto che c'è il sole là, peraltro, quindi goditi la giornata. C'è il sole. Ciao. Ciao. Ciao Marco. Vai Nick, sei tu, ci sei tu. Dimmi, allora, per cominciare ti chiedo, no, come è stato lavorare con Federico? Diciamo, è stata la mia prima, ero proprio bambino, ormai sono passati comunque 10 anni, avevo 12 anni in quel periodo. Diciamo, c'è un rapporto molto intimo tra me e Federico. È stata una delle esperienze, posso dire, più belle della mia vita. Mi sono trovato in un settore mai conosciuto. Vengo da Villamagna, il paese, certo, di Federico. Trovarsi circondato tra cineprese, persone del mestiere, è stata un'esperienza unica. Mi ha fatto veramente crescere tantissimo. Gente come Massimiliano Gallo, Nello Masci, certo, Renato Carpendieri. Comunque... Grazie che li hai citati, perché poi avevo dimenticato che nel caso... Ringrazio di aver recitato con loro. Una persona, io comunque ero un bambino, non avevo mai recitato. Era un mondo nuovo. Quella volta che ho letto la battuta di Renato Carpendieri, che è a Sant'Angelo. No, stavamo recitando una scena quando c'era un attimo di silenzio. Federico mi guarda, fa: tocca a te. Io dico: no, guarda, realmente tocca a Renato Carpendieri. E lui rimase proprio scioccato, disse, perché mi ricordavo a memoria la battuta, sai com'è, l'entusiasmo da bambino. Certo. Imparai tutto a memoria, tutto. Quindi ero talmente preso dalla situazione, era stato proprio bellissimo. Proprio poi si è creato una famiglia, proprio, anche dato che io ero un bambino, però tutti veramente bravissime persone. Veramente l'esperienza più bella che ho fatto fino adesso. Certo, poi nel senso, tu non hai fatto più l'attore dopo quella volta. No. È stata una parentesi di quel periodo, però che porti con te. Sì, la porto dietro per sempre, diciamo. Certo. E il tuo personaggio, diciamo, come se allora, senza raccontare troppe cose, però in poche parole... Era il personaggio un po' come sono cresciuto anch'io, un personaggio che... amicizia col pallone, diciamo, un personaggio di una periferia irpina, un piccolo paesino, dove, diciamo, era il personaggio Peppino... il prodigio, diciamo, del calcio, dove chiunque lo voleva in squadra, diciamo, era questo il mio personaggio, la spensieratezza del bambino nel giocare a calcio con gli amici, nel divertimento, certo, proprio la passione nel giocare. Diciamo, un po' come tutti noi da bambini, anch'io da bambino realmente ho avuto la passione per il calcio, per diventare un calciatore professionista. A proposito, no, diciamo dei cliché della provincia, questo è un cliché, Federico, però è anche vero, perché alla fine chi di noi non ha, giocando, no, anche di generazioni diverse come io e te rispetto a Nicola o anche altri, no? Penso che chiunque ci sta ascoltando, sta partecipando, tutti noi abbiamo più o meno, c'è stato un momento della nostra vita in cui abbiamo cullato questo sogno, poi insomma
durato poco o tanto, ma in fondo è il primo sogno che ti porta fuori dalla tua realtà, cioè che ti proietta nel mondo esterno al tuo paese, alla tua provincia, che ti fa pensare di andare in una città, in una grande città, ti fa intravedere il mondo. Quindi il calcio ti aiuta per questo. Quindi questo è un tema che, pur essendo un cliché, ma è tremendamente reale. Federico, com'è stato Nicola come attore? Te l'ho detto, è stato eccezionale. Cioè lui era un talento, cioè secondo me è un talento naturale per la recitazione. Non ho avuto nessun dubbio, non avevo proprio nessun dubbio su di lui e sulla sua capacità di poter interpretare, di poter reggere il confronto con attori mostri sacri, insomma, del cinema, cioè come Renato Carpentieri, che appunto era. Poi noi siamo, cioè il mio compare, io sono il suo compare, cioè abbiamo anche questo legame familiare, diciamo così, sì. Che dura da una vita. Però al di là di questo, lui ha messo tutta la sua passione, tutta la sua capacità per realizzare a meglio questo ruolo e questo film, quindi cioè l'ho ringraziato, non smetterò mai di ringraziarlo, perché comunque è stato un piacere, penso è stato un piacere pure per gli altri, perché comunque è difficile, può essere difficile dirigere, diciamo tra virgolette, un bambino. Quindi invece Nicola era amato da tutti, perché comunque era sempre preciso, serio, conosceva la sceneggiatura a memoria tutta, cioè non solo la parte sua. Un piacere. Immagino. Bene, adesso ti sarà curioso, no, vedere il te di 10 anni fa sul grande certo. Tu sei, vabbè, però immagino. No, io sono del 2000, adesso ne ho 21, quindi ero proprio, certo, proprio giovanissimo. Eri un ragazzino, un bambino, sì, dipende dai punti di vista, ma comunque insomma avevi un'altra età, eri un'altra persona, però penso che queste cose, appunto, come hai detto, te lo porterai sempre con te. No, io volevo dire soltanto l'ultima cosa, certo, se è possibile. Prego, prego, come no? Ero soltanto perché, conoscendo Federico, so quanto ci mette, so l'amore che prova per quello che fa, e lo conosco molto bene, quindi spero realmente che Invisibili possa diventare visibile a tutti realmente, e che possa prendere il volo, diciamo. Certo. Perché se lo merita tutto. Benissimo, grazie Nicola, io ti ringrazio davvero. Grazie a te. Come grazie. Ringrazio Marta, perché comunque devo dire che questi ragazzi, Federico, sono veramente bravi e sono persone molto in gamba. E io credo che nella selezione tu, oltre a pensare, no, alla fisicità e alla bravura, al ruolo, hai pensato anche al fattore umano della selezione delle persone, e da quello che vedo, insomma, quella ti è riuscita molto bene. Poi vedremo anche come recitano, quello lo sapremo quando adesso le darò un giudizio quando vedo il film, ma intanto posso dire che sono delle persone molto, molto in gamba, e questo è importante. No, sicuramente l'aspetto principale per me nella formazione del cast artistico, ma anche tecnico, è stata la sensibilità, un po' come pure diceva Alberto, cioè non è un caso che poi si è creato una sorta di famiglia, insomma, perché comunque erano tutte persone che avevano una sensibilità, non erano persone che magari si trovano lì per caso, comunque erano state scelte per caso. Nicola magari non sta più facendo l'attore, però adesso ha scritto un libro di poesie, per esempio. Ah, bene, quindi non è che è semplicemente un amante del pallone, cioè Nicola aveva una sensibilità che io vedevo benissimo, infatti lo sta dimostrando, come pure tutti gli altri attori, Gerardo, che farà poi Nicola da grande, cioè Peppino da grande. Quindi si è creata questa atmosfera, perché grazie a tutti loro che avevano qualcosa da dare e da dire, quindi io ho cercato solo di tenerli insieme, cercare in qualche maniera di dirigerli, quindi fare il mio lavoro, cioè niente di più. Volevo ringraziare, prima Mario ha citato Antonello Carbone, che
lui non faceva parte del cast del film, però si è aggiunto ultimamente, ecco, io lo voglio ringraziare perché ha collaborato con me diciamo, al montaggio del trailer, che comunque è stato molto apprezzato, quindi lo voglio ringraziare pubblicamente per quella sua collaborazione. Bene, Nicola, io ti ringrazio e adesso chiedo Antonio, allora, poi dopo ci sarà un momento, insomma, in cui qualche domanda che è arrivata e la sottoporremo a Federico, però l'ultima, diciamo, parte legata a quelli che hanno contribuito a questo film è quella che magari a volte si tende, no, a non valorizzare nel giusto modo quando si parla di un film, è quella della musica, no? E abbiamo il compositore, che è Carlo Venezia, e Grazie. dovremmo avere anche Antonio Modano dei Molotov di Irpinia. Esatto, quindi Carlo e Antonio. Allora, vabbè, questa è la domanda, ognuno dice sempre. Ah, Federico, facciamo così, spiegami un po' cosa hanno fatto entrambi. Soprattutto io credo che no, loro sono entrati in gioco invece nella parte finale, no? O risalivano al già. Allora, io come per la troupe e come per gli attori ho cercato di coinvolgere musicisti e compositori irpini già da subito, perché comunque ho cercato di formare anche da quel punto di vista una sorta di gruppo per la colonna sonora, quindi hanno collaborato da subito, non è che sono arrivati dopo. I ragazzi dei Molotov hanno scritto il loro pezzo, già lo conoscevo e quindi ho girato una scena già sapendo il pezzo. Carlo lo stesso, con Carlo abbiamo collaborato addirittura andando a vedere i profili dei personaggi, cercando di naturalmente con la sua maestria di dare un sentimento, un tema ad ogni personaggio, quindi è stato un lavoro che comunque abbiamo fatto già in fase di sceneggiatura, già prima di cominciare le riprese. Quindi Ah, quindi anche con loro era. no, è un lavoro che anche con gli altri ragazzi del liceo, che prima si chiamavano in maniera diversa, adesso si chiamano il liceo, pure con loro abbiamo fatto questo tipo di operazione, perché comunque penso che la musica è fondamentale anche per le riprese del film, cioè prima conoscere la musica di una scena è importante per stabilire un ritmo sia di riprese che proprio di e anche di umore, diciamo stabilire un senso drammatico oppure comico oppure grottesco. È la musica che può contribuire a questo, quindi non la puoi aggiungere dopo così. Quindi noi abbiamo cercato, spero che chiaramente nei limiti delle nostre possibilità, perché non potevamo avere grossi mezzi, non potevamo diciamo sostenerli in qualche modo anche economicamente, eccetera. Quindi loro hanno dato tutto in maniera così gratuita. Quindi è stato per me un grande onore, soprattutto li ringrazierò sempre perché hanno comunque partecipato e contribuito in maniera essenziale al film. Quindi grazie. Carlo, com'è stata? Era la tua prima esperienza di scrittura per cinema oppure già avevi. Il cinema inteso proprio come lungometraggio, sì, in realtà io venivo già da un'esperienza su cortometraggi, mediometraggi, avevo una casa di produzione video, di produzione con la quale producevo anche per altri e lavoravo anche come compositore. Poco prima di registrare, di scrivere le musiche per il film di Federico, avevo lavorato con la Lega Italiana Filmmusicistica per uno spot che poi andò in onda su tutte le emittenti. Poi, un paio d'anni dopo il film di Federico, ho fatto una colonna sonora per Masterchef Magazine per Sky. Insomma, diciamo che già 10 anni fa, anche se appunto sono passati 10 anni da questa esperienza,
però ero già avviato in questo settore in quanto anche laureato in musicologia, insomma tutto il mio percorso è stato tutto incentrato proprio per in realtà la musica per film, ecco. E poi volevo aggiungere qualcosa su quello che aveva detto Federico. Non c'è una prassi in realtà giusto o sbagliata dell'applicare le musiche a un film. Ci sono però registi che preferiscono appunto, e questo per esempio era anche il binomio Rota-Fellini, perché Fellini aveva Nino Rota sul set mentre girava e metteva delle cose per ispirare anche stesso Nino Rota, che a differenza di Morricone che andava più sulle melodie e creava da zero, Rota cercava di assecondare l'idea del regista di Fellini in questo caso. E l'operazione che ha fatto Federico è anche molto coraggiosa, perché attualmente non solo ha coinvolto realtà del territorio, e questo l'abbiamo già detto, ma ha chiesto a me nello specifico di creare ad hoc delle musiche, che non è banale, perché oggi la prassi sarebbe quella di attingere a delle librerie già disponibili, editate, e andare a prendere già delle musiche che più o meno funzionano. Invece l'operazione che abbiamo fatto noi appunto è stata quella di cercare di dare un tema a ogni personaggio, un colore, per dare anche una profondità maggiore ai personaggi nelle scene dove non si parla, dove sono semplicemente descrittive. Quindi io adesso non le posso spoilerare, perché sennò mi vorrei raccontare tante cose del film proprio di per sé, però insomma aspettiamo che verrà proiettato. Certo, ma no, immagino, poi sicuramente ci sono, c'è tutto, sì, un mondo di cose che potresti dirci, che però appunto richiederebbero, no, noi abbiamo deciso di non indugiare sui dettagli, però no, quello che ci hai raccontato, che ci hai anche spiegato, ci avete spiegato, è molto interessante, devo dire. Invece Antonio, tu che cosa ci puoi, cosa vuoi aggiungere anche sul modo in cui i Molotov sono entrati in questo film, insomma, il fatto che la vostra vicinanza a Federico, come nasce, e insomma cosa c'è di voi anche nella vostra, in questo film che vedremo? Chiedo innanzitutto, mi vedete? Perché forse ho problemi. Sì, sì. Mi vedete? Sì. Io non ti vedo, però. Io sì. Io sì, non so gli altri, però penso di no. Non so, Antonio mi può dare anche un check se è visibile, perché sarebbe un po' paradossale, no? Giocando col titolo, se fossi visibile, ma insomma. Non era preparata comunque. No, infatti. Però grazie per l'assist, perché non so se mi vede Antonio, se mi dà un ora non ti vedo nemmeno io, penso ci sia un problema forse con troppe persone. Io ti vedo e ti sento, Antonio. Okay. Vedo te, Federico, Carlo e Nicola in questo momento. Io vedo tutti tranne Antonio. Comunque vabbè, l'importante è che dai, andiamo, sì, avanti, così sennò ci perdiamo i tempi tecnici. Sì, allora innanzitutto saluto tutti e diciamo che questa tappa di avvicinamento è un po', la stiamo vivendo un po' tutti allo stesso modo, la paura, il sentimento, l'emozione di Federico è un po' il sentimento di tutti, il mio, e mi faccio portavoce anche di tutta la band, dei Molotov di Irpinia. Conosco Federico al di là del regista, conosco Federico come compagno di bevute, amico, insomma. E quindi lavorare per lui è stato comunque un motivo di orgoglio, ma anche una forte spinta per noi motivazionale di crescita artistica. Io penso che Invisibili sia il film di tutti, sia la voce di tutti, soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo. Penso e spero possa dare la giusta spinta per ripartire tutti insieme, e quindi dare anche un po' di voce alla nostra Irpinia, alla nostra terra. Il racconto di Federico è un po' lo specchio in cui si riflette anche la nostra emozione, ma soprattutto il nostro intento, parlo come band, che è quello di raccontare appunto la nostra terra e sensibilizzare un po' tutti, dalle fasce più giovani a quelle meno giovani. Quindi sono sicuro che questo possa essere un effetto trainante, insomma, spero che, e ne sono sicuro perché conosco Federico, ci abbiamo lavorato insieme al di là del film anche per altri lavori di videoclip musicali, quindi insomma
credo nelle sue potenzialità, credo nella sua persona, è un amico e quindi gli auguro davvero tutto il bene. Tra l'altro immagino che sia una stima reciproca, ma perché poi anche no, la vostra collaborazione evidentemente è antica, avete in comune, oltre appunto a venire dallo stesso paese, immagino condividere tante cose, anche di serate insieme, anche il fatto no, che credete sia voi come gruppo che Federico come regista nel vostro territorio, nel vostro paese, nella vostra... Sì, perché parliamo di 10 anni fa, tra l'altro faccio i complimenti a Federico perché in 10 anni è l'unico a non essere invecchiato, aveva i capelli bianchi e ce li ha ancora adesso, quindi... Non so se è un complimento, Fede. Non c'è vecchio prima, quello... Esatto. In ogni caso erano insomma un po' gli anni in cui la nostra attività musicale si intensificava, quindi anche una poca consapevolezza, la bellezza di affrontare tutto molto con leggerezza, e questo insomma è stato molto un aspetto che ci ha aiutato tanto, quindi sono davvero a poter vedere finalmente Invisibili, e quindi non mi resta che fare un in bocca al lupo a Federico, davvero grande. Grazie. Scusa Federico, ma come si chiama la canzone che... Io il titolo è Non sono Dio, giusto Antò, però io avevo chiesto di fare due versioni, una strumentale, solo strumentale, una diciamo anche cantata, ho scelto di utilizzare quella strumentale perché appunto c'è, le parole andavano, diciamo coprivano un po' la scena dove poi ho utilizzato questo pezzo, quindi la musica ci stava benissimo, però le parole purtroppo diciamo non potevano contrastare o comunque non far emergere il sentimento della scena, che comunque è una delle scene più importanti del film, quindi andava tenuta in questo modo qua, cioè, quindi abbiamo fatto un tentativo, però loro comunque l'avevano scritto, cioè avevano scritto anche il testo, quindi l'hanno comunque incisa e quindi va bene così, insomma, è anche pubblicata quindi su YouTube. Comunque insomma è... una canzone può essere utilizzata, può avere una vita diversa rispetto agli obiettivi che erano alla base di quando la si è pensata, la si è scritta, quindi questo ci sta, no? Ma è interessante perché però stiamo parlando di appunto di cose che sono successe 10 anni fa, che però hanno avuto tutta una loro storia e che oggi però tutto quanto si tiene, è un cerchio che si chiude ed è una storia molto bella anche questa, no? Nel senso che al di là sarà interessante sicuramente la storia del film, la storia di come questo film è nato, è stato prodotto, il contributo che non so, i Molotov, di Pina, anche Carlo, anche Alberto, Marta, Nicola hanno dato, è un contributo che il modo in cui hanno contribuito a questo film è molto interessante, perché non è una cosa così, cioè, almeno che io sappia, che io in base alle mie conoscenze, una situazione del genere non è molto così frequente, quindi no, io sto imparando, scoprendo un sacco di cose grazie a questa presentazione, non so molto di più del film, ma sono contento perché poi devo vederlo e quindi sono contento di non avere troppi dati sulla sceneggiatura. Grazie Antonio, io ti ringrazio davvero. Grazie a voi. Simpatico come tutti e complimenti anche per il lavoro che fate, che io vi conosco, quindi so che non lo dico così. Ciao, penso grazie, davvero. Grazie a te. Ciao Federico. Ciao. Allora, Antonio, invece Antonio Pascucci, chiedo se c'era una domanda, no? Poi se non sono arrivate altre domande, Antonio, inventati una domanda tu, usa un falso nome, ne facciamo almeno un'altra, dai, perché sennò una sto scherzando, ovviamente. Allora, Maria Pia dice, buon pomeriggio a tutti, avrei una domanda per il regista. Quanto di tuo metti nei film che giri? Ti limiti a dare la tua impronta stilistica oppure cerchi di comunicare delle verità a cui credi o ancora degli stati d'animo che vorresti trasmettere? Beh, impegnativa come domanda. Infatti,
Bella tosta. Vai, vai. Grazie, grazie. Vabbè, penso uno quando scrive comunque cerca di realizzare un'opera tra virgolette artistica, comunque ci mette comunque tutto del suo, cioè e non è una scelta di campo o di parte, cioè comunque per raccontare le verità o le verità di alcuni personaggi devi comunque andare a cercare dentro di te cosa si avvicina a quell'aspetto oppure cosa non si avvicina, quello che ami e quello che odi, però se vuoi raccontare la verità non è che esista una verità assoluta oppure esistono soltanto i buoni, esistono anche i cattivi, esistono modi di pensare diverso, esistono modi di agire diversi, e quindi per raccontare una storia, soprattutto un film, devi riuscire ad entrare, medesimarti insomma in vari personaggi, andare a cercare quegli aspetti anche che magari del tuo carattere che più si avvicinano, per cercare di raccontare bene quell'aspetto del personaggio che hai deciso di raccontare. O comunque io cerco di fare questo lavoro anche per i personaggi secondari, cioè vado cerco di preoccuparmi e di dare spessore anche ai personaggi secondari, anche chiaramente un film ha poco spazio per i personaggi secondari e magari uno alla fine rimane solo con una battuta oppure solo con un'azione, però andare ad inquadrare quell'azione, quella battuta in un contesto per me è fondamentale, quindi è fondamentale per essere credibile, per raggiungere appunto quell'aspetto di verità che sempre comunque cerco in ogni storia che cerco di raccontare. Bene, io spero che Maria Pia sia soddisfatta di questa tua risposta. E, bene, io no, innanzitutto un'altra cosa che volevo ricordare, che sennò poi magari ci dimentichiamo, che invece è fondamentale, è dove andare a vedere il film. No, aspetta, prima c'è un altro commento, perché Luigia Montuori dice un lavoro prezioso che racconta l'amore per questa nostra terra spesso invisibile, quindi direi che no, Fede, belle parole. Sì, no, ma il film, il titolo viene pure un po' da quello che un po' i personaggi, un po' anche il regista, un po' il film è diventato un invisibile, quindi il film si diventa quasi un personaggio del film. Il film stesso è diventato invisibile per anni e quindi il titolo richiama anche la storia del film, che può, come dice Luigia, diventare o sintetizzarsi anche nella storia del luogo che racconta il film. Certo. Quindi beh, di solito a un certo punto al regista si chiede programmi per il futuro, progetti per il futuro. No. L'ultima volta che me l'hanno chiesto è andata male, diciamo così. Io so che tu comunque hai nel cassetto tante storie da raccontare e che comunque non ti manca sicuramente il materiale su cui lavorare. Perché se rinvito. Va bene, comunque ricordiamo le date, che mi pare una cosa fondamentale. Allora, l'esordio, la prima è 21 aprile, che adesso vado così, è un giovedì, giusto? Sì, è giovedì. Sì, esatto, il giovedì dopo Pasqua. Cinema Carmen Mirabella Clano alle 20, prima nazionale, con il regista e il giornalista Enzo Costanza, che non è potuto intervenire, ma noi lo ringraziamo comunque, e insomma lo vedrete il 21 aprile. Poi il 22 aprile, nel frattempo in sovraimpressione il regista... Ci sarà comunque una seconda proiezione, esatto. Il 22 ci sarà un doppio spettacolo, quindi alle 22 c'è comunque Cinema Carmen. 21 aprile, ore 20, prima nazionale, ore 22, secondo spettacolo. 22 aprile, quindi il giorno dopo, Cinema Partenio, Avellino, due spettacoli, ore 17 e ore 19.
a finire, ore 21, incontro con il regista. 23 e 24 aprile ancora a Cinema Partenio, tre spettacoli, alle 17, alle 19, alle 21. E poi queste informazioni penso che ci si possono trovare in vari canali. E, sì, sulla pagina Facebook. Sulla pagina Facebook del film, Invisibili, quindi su cui potete seguire tutti i dettagli. E quindi ancora 23 e 24 aprile Avellino. Il 26 aprile invece ci spostiamo a Milano, addirittura al Cinema Anteo, che è un bellissimo cinema di Milano in zona Brera, che io conosco bene perché per un periodo abitavo lì vicino e ci sono andato a vedere diversi film, peraltro per la rubrica Chi se ne frega, e fra cui Mare dentro, non so se te lo ricordi, il film, bellissimo film spagnolo con l'attore che adesso, cioè con Javier Bardem, esattamente. E vabbè, comunque invece non c'entra niente, sto mettendo troppe cose. Il 26 aprile Cinema Anteo Milano vedrete non Mare dentro ma Invisibili, incontro con il regista quindi e con il giornalista Pietro Cerniglia. E per finire, per ora, perché poi i programmi cambiano, si aggiornano continuamente, quindi seguite la pagina Facebook. 19 maggio Cinema San Demetrio a Salerno, ore 21, spettacolo unico. Quindi al momento queste sono le date, quindi se volete vederlo, insomma, si è aggiunta un'altra, il primo maggio saremo all'Aquila, Cinema Z. Fantastico. Primo maggio all'Aquila, ragazzi, quindi se volete vedere il film, insomma, le occasioni ci sono, quindi andate al cinema, anche perché dopo anni così difficili io penso che sia importante tornare. Io non vedo l'ora, perché poi non ho avuto occasione da diversi anni e mi manca molto, perché non ci sarà. E seguite la pagina Facebook Invisibili, ha ragione Antonio, ma l'ho già detto, però dai, ringrazio il regista comunque che mi sta aiutando molto, perché e niente, no, che dire, io allora ringrazio tutti, poi adesso rifaccio tutti i nomi. Prima volevo chiedere se qualcuno aveva proprio molto brevemente qualcosa che voleva aggiungere, che magari se qualcuno vuole aggiungere qualcosa può, non so in che modo lo può fare, magari lo dice ad Antonio, o magari scrive, c'è una chat, vedete, chatta con l'host e gli altri ospiti. Se volete dire qualcosa io vi do un paio di minuti di tempo. Nel frattempo però voglio ricordare che oltre a Federico di Sicilia, che è il regista del film, hanno partecipato Alberto De Matteis, che è il produttore, a Maria Pia ti dice grazie e complimenti. Alberto De Matteis, che è il produttore, quindi il coraggioso produttore, sognatore, irpino, Alberto De Matteis, e poi Mario Salzaluro di Galcisli, che ci ha raccontato anche la storia del consorzio, è stato molto interessante perché ci ha fatto capire anche come i progetti sedimentano, nascono e poi si sviluppano negli anni, insomma, è stata una parte che io ho trovato molto interessante, e ringrazio anche gli attori, Marta Festa che addirittura si è collegata da Parigi, ci ha portato un po' di Parigi, è una dimensione internazionale nella, in contrapposizione all'Irpinia, ma una contrapposizione positiva. Un po' di Nouvelle Vague. Com'è? Detto un po' di Nouvelle Vague. Esatto, un po' di Nouvelle Vague, perché noi guardiamo sempre, puntiamo in alto ai grandi modelli, come giusto che sia. E Marta Festa e Nicola Capobianco sono gli attori, e poi il compositore Carlo Venezia, e per i Molotov di Irpinia Antonio Modano. Quindi io ringrazio veramente tutti. Federico dice grazie a tutti voi, non so, se Nicola Spucci della sì, vabbè, Nicola, ok, forse già ho detto giusto? No, ti ho chiamato come tuo fratello, perdonami Antonio, vabbè. Se Antonio vuole niente, è una cosa che ogni tanto fa anche mia mamma, quindi non ti preoccupare. Ma sì, beh, infatti sono lo capisco, insomma, vabbè. E ringrazio Antonio, ringrazio tutti. Federico, se vuoi chiudere tu, vuoi far chiudere a qualcuno, decidi tu chi chiude, dai. Beh, io voglio solo ringraziare di nuovo tutti, lo sto facendo continuamente sulla pagina, sicuramente mi dimenticherò di qualcuno, perché le persone che ti hanno aiutato, mi hanno aiutato, ci hanno aiutato a realizzare questo film sono state veramente tantissime. Le ringrazierei una ad una, e comunque le ringrazio e sto cercando di farlo continuamente sulla pagina. Questo, grazie a tutti. Bene, allora io ringrazio tutti voi, ciao Mario, ciao Alberto, adesso vi vedo, e grazie davvero, è stato un piacere conoscervi e parlare con voi. Federico, spero che avremo occasioni di farlo di persona quando ci vediamo giù, con tutti quanti, magari sarebbe bello organizzare qualcosa in presenza, se la fate chiamatemi che voglio venire, non devo per forza coordinare, posso anche partecipare, basta che se si beve mi tenete presente, l'unica cosa. Quello sì. Per chi può...
21 aprile, Mirabelle Clano, prima nazionale del film Invisibili. Io saluto tutti e grazie per la collaborazione, per la partecipazione. Grazie a tutti, grazie a te Nicola, a nome del lavoro, perché rispondi sempre presente. Ciao a tutti, ciao. Ciao Federico, ciao.